Caduta libera da 27 metri di altezza, unita da acrobazie sbalorditive, è questa l'essenza del Red Bull Cliff Diving World Series, il campionato di tuffi più adrenalinico del mondo, che, giunto alla sua 13ª edizione per la 9ª volta, fa nuovamente tappa a Polignano a Mare. Noi abbiamo lavorato molto sul tema del turismo sportivo, abbiamo immaginato la Puglia come un grande impianto sportivo a cielo aperto, dove fare grandi manifestazioni che siano nelle condizioni di far vedere la bellezza del nostro territorio in ogni parte del mondo. E Polignano a Mare, con la sua tradizione dei tuffi, dove i ragazzini da piccoli iniziano a tuffarsi, è stata trasformata, grazie anche alla rete di Red Bull, in un grande evento mediatico, tra i più visti al mondo nel settore di Red Bull. E questo l'abbiamo fatto grazie ad un contributo della Regione Puglia e dell'ottimo sindaco di Polignano a Mare, con Red Bull, immaginando che lo sport possa essere un ulteriore elemento di attrazione nei confronti della Puglia, una regione che è tra le mete più ambite del mondo, proprio perché è in grado di offrire, oltre alla bellezza del proprio territorio, tante esperienze importanti come questa. Il 25 settembre Polignano a Mare ospiterà i 12 uomini e le 12 donne in gara, provenienti da 18 paesi diversi, che potranno accedere alle piattaforme montate sull'ormai famosissima terrazza di Casa L'Abate, a picco sul mare Adriatico, che spalanca le porte ad una bellezza unica al mondo. Lo splendido scenario di Polignano si conferma di caratura internazionale. La stagione del Red Bull Cliff Diving World Series infatti aprirà a Boston, proseguirà in tantissime città, comprese le due nuove location, Parigi e Oslo, mentre Sydney ospiterà la tappa finale. La 13ª, ma la 9ª consecutiva da quando lo abbiamo recuperato in pieno, anche con delle gare importanti. Arriva anche dopo un periodo brutto, un periodo che tutti abbiamo vissuto, che è quello del Covid. Se pensiamo che l'anno scorso siamo stati costretti a fare due tappe perché è saltata la penultima e quindi ci siamo ritrovati ad avere la finale senza che era stata organizzata a Polignano. Però è diventato un evento importante perché la regione ci ha messo anche di suo, la regione ha voluto investire. È una, secondo me, degli eventi sportivi più importanti che si realizzano in Puglia. Poi arrivare a Dubai il 2016, nella finale di Dubai, e trovare nell'aeroporto di Dubai We Are in Puglia e la foto di Polignano con tutte le altre tappe, quello è uno spottone per la Puglia che ormai da 9 anni si realizza in tutti i luoghi dove c'è una tappa.